certo momento mi sono trovato proprio tra la vita e la morte e lì mi è venuto in mente che effettivamente la vita ci è data, non è nostra. Noi 70 anni fa io non c'ero e può finire. La vita può finire. Le certezze e le sicurezze possono crollare, così Giancarlo Pietrella, avvocato maceratese, ha testimoniato la sua esperienza tra la vita e la morte con il Covid. Insieme a lui una mamma che ha perso un figlio in un incidente stradale, un cittadino che ha perso la casa per il sisma, una donna ucraina i cui familiari vivono la tragedia dell'invasione russa. Quattro testimonianze all'incontro organizzato dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato alla parrocchia Santa Madre di Dio di Macerata. Molto spesso noi tentiamo sempre di avere tutto programmato, che tutto sia come noi vogliamo e lo programmiamo nel tempo. E invece poi capita, come capita spesso a tutti quanti, a chi più e chi meno, che all'improvviso crollano queste sicurezze. E allora che cosa troviamo? Che cosa c'è che ci può, che ci può consolare oppure che ci può dare la forza di andare avanti? A questa domanda hanno cercato di rispondere alcuni personaggi della società civile e religiosa, il segretario regionale ANCI Marcello Bedeschi, Andrea Angeli, funzionario ONU, e soprattutto il cardinale Edoardo Menichelli. Questa parola sicurezza è una parola che non ci appartiene, perché noi carissimi ci portiamo addosso una verità: non siamo padroni del tempo, non siamo padroni di nulla. Noi possiamo programmare, discutere, progettare. Il problema è rendersi conto della nostra fragilità, vivere serenamente questo tempo che ci è dato, questo dono della vita. Personalmente io aggiungo, è bene la previdenza, ma ci vorrebbe che credessimo più alla provvidenza. Grazie.